quindi la prima sorpresa che troviamo all'interno di questa bicicletta scooter sono proprio le batterie. Come avete visto, anziché esserci 4 di queste batterie, quindi comunque sia 12-20 abbastanza grosse, ci hanno invece messo delle 12-12 e poi dei pezzettini di plastica a riempire tutto quanto. Ma non voglio parlare di troppe sorprese su questo mezzo, perché mediamente si è dimostrato abbastanza valido come altri suoi concorrenti che abbiamo visti. Queste biciclette motorini sono dei mezzi che io ritengo abbastanza validi, molto validi per essere insomma un prodotto d'inizio, forse con delle limitazioni dovute al dover essere bicicletta, che se fossero motorini magari sarebbero anche migliori. Ma non voglio parlare di questo in questo momento, voglio andare invece a vedere qualcosa di un pochettino diverso. Sentite la telefonata che abbiamo ricevuto in questi giorni da una persona che mi segue. Allora, che mezzo hai? Allora, c'ho un City Hall 250. Okay. Non ce l'ho ancora fisicamente, perché prima ancora di farmelo dare da questo amico ho detto aspetta, okay. Chiaramente sono finito sul sito di Alessio, che sono 4 giorni che me la sto seguendo 24 su 24, okay. E ho seguito l'opportuno, visto che mi consigliava di chiamarti. Ok, poi diciamo il ciclo è un CDO 250. Ok, allora, che tipo di batteria ha? Piombo, litio? Allora, per quanto riguarda queste informazioni, se vuoi posso ricontattarti. Io sono Francesco, mi faccio dare tutte queste informazioni da questo amico, perché ripeto, non ho preso il motorino ancora. Non ho preso okay. nulla, non ho preso. Quindi allora, nulla. Il motorino va a 25 km orari e se ho capito bene lo vorresti portare a 100 km orari. Sì, più o meno, ok. Allora, su quello che ti devi informare è questo. Io devo sapere i volts, se la batteria ha piombo a litio, devo sapere di che anno è. Da queste informazioni io ti posso dire, guarda, ne vale la pena, no, non ne vale la pena, no, per farlo deve magari rifare la batteria. Cioè, queste informazioni te le posso dare, però più di questo io per telefono così non posso fare, ecco. Non mi stancherò mai di dirlo, questi mezzi sono biciclette, non sono motorini, quindi chi chiama e si aspetta delle prestazioni da motorino, questo non è il mezzo che fa per voi. È un ottimo mezzo, guardate, solo per me ne sono comprati 4, perché sono veramente molto comodi, perché a differenza di una bicicletta che comunque sia stai sul sellino, quindi comunque sia un pochettino scomodo, qua giù hai una sella bella come quella del motorino, quindi molto molto più comodi. Ora ci sono quelle versioni un po' cinesi che hanno questo stile di guida molto rannicchiato. No, notare che c'ho Yuli qua dietro che si è girato, che lui è cinese, se l'è sentita presa a male. Yuli saluta. Sono questi mezzi che sono un pochettino rannicchiati, quindi guidi un pochettino più rannicchiato, e quei mezzi che invece sono un pochettino più imponenti, più ingombranti, quindi da portarsi sul camper un pochettino più scomodi, ma che invece sono proprio come motorini, quindi lo stile di guida è molto molto comodo, e soprattutto se devi portare una persona dietro, se devi portare degli oggetti e tutto quanto, hanno uno stile di guida molto più comodo. Altro vantaggio di questi mezzi è sicuramente il motore, che essendo nella maggior parte dei casi gearless, è un motore molto molto più silenzioso, quindi anche questo è un bel vantaggio, nel senso non vai a giro con questo, ma è un motore molto molto silenzioso, a volte veramente non si sente proprio per nulla. Il contro è magari un pochettino la potenza, hanno un pochettino di potenza in meno, hanno un pochettino di prestazioni, diciamo così, in meno, e si possono far arrivare in maniera veramente molto semplice e veloce a 45 km orari, anche perché molto spesso hanno quel cavettino da staccare e via. Ma pretendere da questi mezzi di fare 100 e passa km orari, ecco, non è questo il nostro caso. Andiamo a vedere quindi se c'è qualcosa che possiamo fare di veramente valido e comodo su questi mezzi, ma ve lo dico subito, 100 km orari, scordatevelo, non sono motorini, anche perché c'è un motivo se un motorino vero e proprio, insomma, ha dei costi, e questi ne costano notevolmente meno. Parliamo quindi di modifiche che sono realmente valide da fare a questi mezzi, soprattutto per farli durare un pochettino di più nel tempo. Dunque, una modifica che consiglio subito sono di controllare i freni. Sia che voi abbiate freni a disco che voi abbiate freni a tamburo, i freni prima o poi si consumeranno, e quindi potreste non avere più l'occasione di prendere quel ricambio, ad esempio, del freno. Quindi in questo caso consiglio di, se già non lo ha attivato, attivare
il freno elettrico. Questo si fa tramite le centraline, ci sono svariati modi in cui si può fare, ma non è questo il video in cui ne parleremo. Però vi consiglio appunto di utilizzare il freno elettrico se volete far durare di più i freni. Se invece l'obiettivo finale è quello di andare un pochettino più veloce, disattivate il freno elettrico, che sicuramente vi darà un pochettino più di spinta. Un consiglio che mi sento di dare, particolarmente pratico, è di utilizzare una fascetta e vi dico dove metterla. E infatti non tutti, ma buona parte di questi mezzi fanno passare il cavo di uscita del segnale dal telaio, accanto al telaio, dopodiché passa da questi portalinguette appunto che tengano il filo. Vedete questo portalinguette qua sotto? Un consiglio pratico che vi do è di utilizzare una fascettina da mettere attorno al cavo, così che se la catena si dovesse togliere, e molto spesso si toglie, non vi rischierà di tranciare il cavo e quindi creare un danno ancora maggiore sul motore. Basta soltanto una fascettina o un paio, insomma, che proteggano il cavo del motore. Qui abbiamo l'esempio di due motori, uno ha il filo che passa esternamente, come in questo caso, uno invece ha il filo che passa all'interno. Qua giù ci andrebbe il giochetto con la ruota libera e il cavo qua giù passa esterno, quindi non rischia di andarsi a rovinare, ma ci sono molti modelli che invece montano questo qua giù, che il rocchettino ce l'hanno qua giù e il cavo invece passa all'interno del telaio, quindi qua giù se la catena esce c'è il rischio che tranci il cavo, un po' come è successo in questo caso, come vedete è sbucciato. Qua giù basta veramente metterci una o due fascette sopra, oppure anche la molla, molti lo danno già di serie la molla, ricordatevi di inserire la molla, o comunque due fascette, insomma va benissimo un qualunque sistema, stando attenti che quando esce la catena non si vada a rovinare il cavo. Un altro consiglio che mi sento di darvi è di non trascurare tutte quelle componenti che si trovano anche in una normale bicicletta e che quindi vi ricordo non essere un motorino vero e proprio. Per cui, ad esempio, andrei a controllare che la catena sia ben lubrificata, che il rocchetto giri bene senza fare rumore, se ha preso l'acqua andarlo a lubrificare, non con il grasso, con l'olio. Mi raccomando, perché il grasso mantiene i detriti tutti insieme, quindi la polvere, i sassolini, e fa ancora peggio. Fa un effetto di attrito ancora maggiore. Quindi vi consiglio un olio lubrificante CRC WD40. Ci sono oli speciali particolari, ma non servono, basta un olio qualunque. Mi raccomando, particolare attenzione alla componente di pedivella, perché soprattutto in questi mezzi si rischia veramente di rompersi, andarsi a rovinare, o se vi casca di andarsi a ovalizzare, per cui non funziona più tanto bene, esce la catena, si pedala ancora peggio, il pedale si potrebbe rompere. Potrebbe essere quindi una soluzione anche ad operare un piccolo paratelaio, magari anche un niente, proprio un rotolino di nastro anche finito messo laterale, che se cade batte sopra il rotolino e non si spacca invece la componente meccanica. La parte estetica, quella delle carene, è una carena come quella di un motorino e quindi si può spaccare, è plastica, quello non è un problema. Quello che andrei a farci più attenzione, ad esempio, è a non fare quell'errore che si fa sul motorino di stare seduti sul motorino e poi per scendere ci si dà la spinta in avanti e si fa cascare dal cavalletto centrale. Ecco, questo tipo di cavalletto non reggerebbe, basta guardarlo ogni tanto e vedere che si è storto. Insomma, magari dargli un pochettino d'attenzione. Ecco, queste piccole accortezze, insieme a tante altre che ci possono essere, insomma, di verificare, mi portano a dire una drastica e drammatica finale su questi mezzi. Sono dei mezzi un po' ibridi, non sono né biciclette né motorini, non hanno l'impianto frenante, l'accelerazione, la batteria e il cablaggio di un motorino vero e proprio elettrico, ma non sono neanche biciclette perché non hanno la leggerezza di una bicicletta, non hanno tutti quei comfort della bicicletta, hanno dei comfort che sono un po' una via di mezzo del motorino e della bicicletta, e che comunque sia può avere un senso. Ecco, da un certo lato ha i contro anche sia dei motorini che delle biciclette, perché appunto, essendo comunque sia una bicicletta, abbiamo detto non ha tutte queste spinte, ma ha anche i contro del motorino, che appunto le plastiche si possono rompere, le componenti che si possono rompere e maggiori controlli da fare periodici, va benissimo anche circa ogni 6 mesi, per verificare che sia tutto a posto. Quindi è un mezzo che consiglierei, uno qualunque, lasciando stare la marca, il modello in particolare, uno di qualunque di questi mezzi lo consiglierei. Per tutti quelli che devono farne un utilizzo di tipo cargo, quindi portare un bambino, due bambini, oggetti, merci dietro, sì, penso di sì. Non è pratico come una biciclettina, non può essere
leggero e maneggevole come una bicicletta, quindi ecco, da questo punto di vista è un po' un contro, ma ha un pro indiscutibile, ovvero il telaio che è fatto con questa forma qua giù a vasca, ha tutto il rinforzo nella parte bassa e ci permette quindi di andare a fare veramente molto scarico di peso sulla parte della sella, quindi scaricare veramente molto peso, starci molto comodi, molto comfort. Da questo punto di vista è indiscutibilmente un mezzo adatto veramente a tutti, quindi da questo punto di vista mi piace molto. Per chi si aspetta un aspetto ciclistico di più spingo, più vado, lasciate stare, perché questo mezzo dovete fare finta di pedalare per andare, perché in realtà non pedalerete veramente niente. Concludo quindi dicendo che se state cercando un mezzo che sostituisca appieno per voi un motorino elettrico, un motorino, e volete appunto sostituirlo con qualcosa di elettrico, perché magari questa è una bicicletta, non serve casco, non serve patente, cioè vi hanno tolto magari la patente per qualcosa sulla guida, qualcosa del genere, state cercando un mezzo che lo possa sostituire, valutate anche altre condizioni, perché a livello di prezzo, secondo me, questa è una categoria a parte, proprio perché se vi serve per il lavoro non imponetevi un limite di prezzo. E se si va a guardare a parità di prezzo, non ha le stesse caratteristiche di una bicicletta pari, quindi con le stesse caratteristiche, può avere caratteristiche diverse. Se state cercando una comodità, un qualcosa di ritorno al motorino, se state cercando qualcosa dove non sfigurate se lo andate a comprare, può essere un bel mezzo. Se state cercando un sostituto completo al motorino, non può essere questo, perché i freni che hanno, anche i migliori, che ne ho provati alcuni veramente molto molto validi, non sono comunque sia quelli di un motorino, non possono frenare una velocità di 70, 80, 100 km orari, se no, almeno che insomma non si vadano a fare un po' di modifiche, ma questo ci possiamo pensare, nessun problema. Io vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi trovate d'accordo o non d'accordo, se anche voi avete uno di questi mezzi, quale mezzo avete, fatemelo sapere nei commenti, noi ci vediamo alla prossima, molto buongiorno. Giornata, buon Ciao, lavoro, ciao. Questo salvalo e non si risponde più, Ma assurdo, dai. intanto ora ci No, sfogliamo. lui allora mi ha detto che vende la sua prestazione. Sì, Cioè, ma io non è che qua sto intanto sta qui di consigli. monta la Ma poi centralina, voglio attacca la sbloccare le centralina. prestazioni, 100 km/h, tanto, tanto così, tanto per, no? Cioè. No, Ma poi, 25 è no, ma poi inutilizzabile. le spedizioni mi costano di più della modifica, 100 km/h, sì, adesso.